vorrei subito chiarire che anche se da ragazzo mi piaceva il gioco del calcio, da tempo immemorabile ormai non seguo più questo sport e non sono tifoso di nessuna squadra. Ma quello che è successo nel finale della partita tra la Juventus e il Real Madrid ha attirato la mia attenzione. In modo particolare è stata l'espressione molto forte usata da Luigi Buffon nei confronti dell'arbitro a farmi riflettere. Non voglio entrare nei particolari, quindi non so se effettivamente l'arbitrato del signor Michael Oliva sia da biasimare o meno, ma quell'espressione di Buffon ha subito richiamato alla mia mente l'insegnamento costante di Papa Francesco riguardo alla corruzione diffusa in tutti gli strati della società, che devasta e distrugge il cuore dell'uomo, la convivenza umana e addirittura il pianeta. Ritengo che l'espressione avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore sia più che un'immagine appropriata per rappresentare il degrado che la corruzione porta con sé. La posta in gioco, cari amici, non è l'esito di una partita, ma il futuro dell'uomo sulla terra e soprattutto il destino dell'uomo nell'aldilà. Cari amici, Papa Francesco proprio in questi giorni, attraverso la pubblicazione dell'esortazione apostolica sulla chiamata alla santità dal titolo «Gioite ed esultate», ci ha indicato ancora una volta il rimedio per combattere la corruzione, la purezza che difende nel cuore dell'uomo l'amore che è stato effuso per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Solo l'amore, infatti, quello vero, quello autentico, quello puro, quello che viene da Dio, può purificare il cuore dell'uomo, la società nel suo insieme, il pianeta dalla contaminazione del male. Cari amici, accogliamo l'appello del Papa che ci invita a rallegrarci ad esultare per la stupenda possibilità che Dio dona continuamente a tutti, in Cristo morto e risorto per noi, di uscire dalla prigione di una vita mediocre, annacquata, inconsistente, contaminata, per essere protagonisti della storia e lasciare un'impronta nella vita, un'impronta che segni la storia, la nostra storia e la storia di tanti. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.